Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci siamo. Finalmente ho raggiunto il nascondiglio del Flame Champion, ma cosa molto più importante, voi ovviamente non l'avete visto perché tra un episodio e l'altro io faccio sempre comunque le mie robe da giocatore maniaco come sono, e praticamente ho rigirato tutte le città, sì ragazzi, tutte le città, per vedere se trovavo qualche personaggio, qualche oggetto, qualcosa. Ed effettivamente qualcosa ho trovato, ragazzi. Nella città di Caleria ho beccato addirittura il martello di rame. Quindi anche qui ci sono i vari martelli che immagino arrivino fino al livello, fino al martello oro, come Shuikoden 2. E regà, mi sono fatto praticamente tutte le città parlando con tutti gli NPC e cercando tutti i personaggi che potevo trovare. Ci sono stato mezza giornata, infatti voi vedete comunque l'episodio giustamente dopo un giorno, ma io comunque sto registrando già da diverse, da forse un paio di settimane addirittura, perché ovviamente ho dovuto far accumulare del lavoro prima di pubblicare, perché altrimenti sarei rimasto scoperto per tutto il mese di settembre o quello che è. Comunque, continuiamo e andiamo finalmente ad incontrare sto Flame Champion, che è con tutti e tre i personaggi che sto arrivando in questo stesso capitolo, in questa stessa zona, e finalmente vedremo qualcosa di nuovo. Wow, pensate che il Flame Champion vive in un posto del genere? È così strano. Ah no, scusate, ho messo il turbo per sbaglio. Sarà meglio nasconderci... No. Sarà meglio nascondersi in un posto come questo che in una città affollata. Dicono che il Flame Champion non invecchi, vero? Mi chiedo quanto sia vecchio in realtà. Perché te lo chiedi? Oh, lo so. Vuoi andare appresso a lui, cioè nel senso vuoi corteggiarlo se fosse giovane e forte, vero? Eccoci qua. Au! Low life? Che insulto sarebbe? Che voleva dire con going after him? Cioè che cosa voleva dire con andargli appresso? Andiamo. Quella giustamente ragazzina non sa nulla di quello che è, però è una ragazzina molto cresciuta, molto sviluppata, se devo essere sincero, eh? Cioè va bene l'innocenza, va bene tutto, ma a me sembra abbastanza particolare. Comunque andiamo dal Flame Champion e poi discutiamo. La volta scorsa vi ricordate che qui avevamo affrontato la strega col forziere? È tornata. Quindi... Che dite? L'affrontiamo? Andiamo. Allunghiamo un po' questo episodio, dai. Con una bella boss fight. Tanto io qui adesso vado di super mega potenza. Beh, ti faccio comunque dei bei danni adesso con l'arma a livello 12. Perché vi stavo dicendo, ecco, vedi, una cosa mi stavo scordando. Che praticamente ho trovato il martello di rame nella città di Caleria, parlando con un tizio random. Quindi io devo fare attenzione a parlare con tutti adesso, perché io entro in paranoia di perdere oggetti. E sta cosa non va bene. Che stronza. Mi ha impedito di evocare. Anzi, aspetta, con lei facciamo così, vediamo se riusciamo ad entrare in status berserker. Ecco, lei è entrata in status berserker. Ma questa è la runa scudo lucente comunque. Cioè, questa possiede la runa scudo lucente. Nessuno è entrato in berserker, ottimo. Bellissima questa roba.
Questa fa soltanto sti due attacchi praticamente. Madonna mia. Ecco, silenzio. Ma porca puttana. Ah, ecco, madonna, mi stavo cagando che non riuscissi a curare. Che fai? Ah, ok. Madonna mia. Che cazzo gli ho tolto? Comunque il problema devo... devo toglierla lei con... Devo mettere Jack con Geddo. Perché il fatto che lei curi... Minchia. Tuono. Minchia, questo è lo stesso attacco che faccio io che leva 1000 e passa. Però è single target. Ma chi l'ha fatto? Ah, minchia, ha colpito tutti? Ah, pensavo fosse single target in realtà. Ancora non è morto. Dai, vorrei farvi vedere questa qua, l'attacco di Regin. Vediamo se ci riusciamo, se non l'ammazziamo prima. Bello. Ok, non attacca, Benissimo. Ecco qua, questo volevo farvi vedere. Vera runa del fulmine, martello di Raijin. Ha l'animazione, tra l'altro, tutta fatta animata, vedete? Come le vecchie rune di Shuikoden 2, no? Che c'era Nico affamato con le lame che si vedevano dallo schermo. Vabbè, qua è morta. Uno. What? È resistente al fulmine. Ci sono rimasto malissimo. Morta. Boh, GG. Vabbè. Comunque adesso con le armi al 12 la differenza è abissale. È veramente abissale la differenza. Chissà se c'è equipaggiamento migliore qua. Ma penso di sì, perché... Per essere comunque livello 40, diciamo il dungeon, perché io comunque sono livello 40, dovrebbero esserci equipaggiamenti fighi. Madonna, quanti soldi. Pietra dell'evasione. New Chan Mail. Oddio. Non è che ci siano... Cioè, non è che ci siano tutta sta gran roba. Vabbè, andiamo dal Flame Champion. Ok, eccoci, momento della verità. Adesso anche lui arriva lì. Eccolo. Ora gli dice, voi restate qui. Ehi, ma che... Geddo! Oh, quindi siamo arrivati anche con lui. Quindi ora si rincontrano tutti insieme praticamente. Cioè Chris, Yugo e Geddo con tutti e tre con il Flame Champion.
Ed è qui che comincia il vero gioco, allora. Vedi, è come immaginavo io. Perché adesso ci sarà il Flame Champion che gli dirà: voi dovete portare la pace, dovete fare... ecco, vedi? Vedi, ci sono sia Yugo... Che non si conoscono loro, in teoria. Cioè, loro dovrebbero conoscersi, forse. Ecco, infatti. È passato tanto tempo, Sana. O dovrei dire Joe? Scusami. È passato molto più tempo, Geddo. Quindi è... cioè, lei... Oddio. Non capisco. Quindi lui va al capitolo 4 e gli altri? Anche gli altri possono andare al capitolo 4 adesso. Thomas no, invece. Quindi sia Chris che Yugo e Geddo possono andare al capitolo 4. Cacchio, e ora come faccio? Beh, dovrei continuare con Yugo se volessi essere, diciamo, coerente. O in teoria, mentre che ci sono adesso, con Geddo posso fare lo step successivo. E quindi iniziare già il capitolo 4, magari. Che potrebbe essere la cosa migliore, forse. Probabilmente sì. Perché così do un continuum per la storia di Geddo. E poi continuo Yugo e Chris ad alternare fin quando non dovrò riprendere i passi di Thomas. Ma scusa, ma questi capitoli invece, tra questi qua di intermezzo... Allora, questo potrebbe essere il papà a sto punto di Chris. E questo capitolo forse di Jimba? Perché questi sono capitoli che sicuramente dovrò fare. O si sbloccano in maniera extra, forse? Non ne ho idea. Comunque, sì, penso che continuerò il capitolo 4 di Geddo prima, stavolta. Per dargli un continuum anche di storia. Ok. Ci ho riflettuto un attimo. E continuerò con Yugo. Perché Geddo è quello che probabilmente rischia di spoilerarmi più roba all'interno del gioco. Mentre invece Yugo è comunque il classico protagonista che non vuole essere protagonista. Quindi molto, molto randomica come cosa. E Chris invece già è quella un po' più immischiata in tutto quello che c'è da fare. Quindi continuiamo Yugo. Prima di continuare gli altri, ovviamente. Da questo momento in poi farò a rotazione. Farò Yugo, Chris, Geddo. Yugo, Chris, Geddo. Yugo, Chris, Geddo e così via. Cos'è questo? Ecco, vedi, lì c'è il bastone e la... Il Flame Champion, Joe, il mio amato, è morto. Come ha fatto a morire? Appunto, ma come fa un possessore di runa a morire? Il possessore si suppone essere immortale. È vero. Ma lui ha scelto di crescere con me, piuttosto che vivere eternamente. E scusa, è la runa quindi chi ce l'ha? Come ha fatto a togliere la runa?
Mia cara Sana, come fai? Cioè, come cosa, come si sente ad essere conosciuta come l'amante del campione? Guarda che buona. non mi piace. L'amante del campione. Non ho mai voluto vivere all'ombra di qualcuno. Diciamo all'ombra anche di un grandioso titolo come questo. Chi lo sa? Neanche a me piace essere, diciamo, nominato così spesso. Ma in qualche nome, il mio nome è rimasto incastrato in tutto ciò. Non avrei mai pensato di lavorare per la giustizia del popolo. Sono nato e cresciuto qui, nelle Grassland. E non ho mai considerato... E non mi sono mai considerato... il possessore di queste land, una roba del genere. È così che tutto è cominciato. La gente era così eccitata che finalmente avevano speranza e l'hanno proiettata verso di me e adesso eccomi qui. È così difficile sostenere sempre questa immagine eroica per il, diciamo, per il benestare del popolo, del tuo popolo. È difficile avere così tanta gente devota che, diciamo, ti impongono in un modo o nell'altro i loro vecchi sogni e ideali su di me. Vorrei avere, diciamo, desidererei, cioè vorrei fare effettivamente, vorrei prendere le decisioni così come le desidero, vivere o morire. Ma non ho niente di cui lamentarmi, devo pensare positivamente. Questo suona più dell'uomo che conosco. Sei stato molto più che un eroe ultimamente, ma è solo per lo spettacolo, no? Solo per, diciamo, per apparizione. Ammetto che sono sollevata. Combatto solo per quello che io possiedo, cara. Il Sacro Regno di Armonia ha accettato una tregua di 50 anni. Questo dovrebbe darci abbastanza tempo. A noi? Probabilmente non sarà abbastanza. Sì, ma almeno non vedremo i nostri amati distrutti prima... Non vedremo i nostri amati distrutti davanti ai nostri occhi. Il nome campione non significa niente per me. Il mio tempo con te, questo è ciò che per me è più prezioso. Sì, ma la domanda resta: come ha rinunciato alla runa? Cioè, tecnicamente lui per morire e invecchiare ha dovuto rinunciare alla runa. Comunque Sana era buonissima da giovane. Successivamente utilizzò un antico metodo segreto dei Sindar per sigillare la vera runa che possedeva nel suo corpo e ha scelto di morire insieme a me. Quindi ecco dove si trova la runa, nella rovina dei Sindar vicino alla casa delle lucertole, quella che abbiamo visto inizio gioco, che per l'appunto stavano cercando di aprire Uber e tutti quanti gli altri, stavano cercando di aprire quella rovina lì, non ne dubito. Suona esattamente come qualcosa che farebbe lui.
È lì che si trova la vera runa del fuoco. Dopo il Flame Champion, l'eroe che ha protetto le Glass, quindi il Flame Champion, l'eroe che ha protetto le Glassland, non c'è più. Figliolo. L'ombra dei morti non protegge chi ami. Lo vedrai. Ma il nuovo champion deve unirsi alle Grassland, alle terre di Glassland insieme a Zexen. Sono in costante conflitto e sotto il giogo dell'armata di Arbonia. Joe ha compiuto la sua missione senza il suo titolo di eroe. Cioè, è riuscito a compiere le sue gesta senza il titolo di eroe, ma con le sue abilità. Non è così? Geddo, tu non hai ancora perdonato Joe, vero? Non cambierai mai. Sei sempre stato un idealista. E ciò ha incoraggiato Joe a non finire, comunque a non fermarsi. Ma il fatto che tu se, ma il fatto che se, ma il fatto che sembra che tu non capisca lo ha ferito. Quindi non esiste più il Flame Champion. Joe mi ha lasciato con un messaggio, che è il perché sono qui oggi. Lui era in grado di predire il futuro. A qualche persona esistente, perché era il possessore di una vera runa. Ecco, vedi? La vera runa del fuoco è sigillata e protetta in un'antica segreta con un antico segreto con un metodo segreto antico dei Sindar. Se lo desiderate, io posso aprire la porta per voi. Ma questo significa che voi dovete prendere il potere del Flame Champion su voi stessi. Prendere il titolo di Flame Champion? E dunque chi sarà a farlo? Stai dicendo quindi che uno di noi tre deve essere, cioè sarà il suo successore? Joe spesso diceva che una persona destinata non è predeterminata, ma è cambiabile. Mi ha detto che qualsiasi destino. Ah no, mi ha detto che persino il destino permette di rendere forte una persona, dopo aver posseduto la runa. Joy mi disse che voi tre, sareste apparsi qui per cercare la vera runa del fuoco, ma non mi ha specificato chi. Lui credeva che quella persona possa essere superiore a quello che era il suo destino e che possa aprire la porta in futuro. La decisione di chi prenderà il titolo di Flame Champion non sarà fatta dal destino, ma dalla persona stessa. Quindi ora io, avendo scelto Yugo, gli do la fiamma della vera luna? Oddio, devo selezionare il possessore del. No, vabbè, ma Geddo ha già la runa, la vera runa del fulmine. Non posso dargli anche quella del fuoco. Cazzo, devo scegliere. Allora, io sono sicuro che tecnicamente anche la vera runa dell'acqua a questo punto dovrò scegliere in futuro. Quindi, se Geddo possiede già la vera runa del fulmine, io credo che con Yugo la cosa migliore sia prendere quella del fuoco e con Xayah
Chris prendere quella dell'acqua. Sì. Sì, seleziono Yugo come successore. Così do praticamente una vera runa a tutti e tre. Perché Geddo già possiede quella del tuono, quella del fulmine. Quindi inutile dargli anche quella del fuoco. Yugo invece, che viene dai Caraia e che quindi ha questo forte desiderio di essere il salvatore, lui l'ha sempre detto che voleva salvare le Grassland e che appunto... Durante la mia prima battaglia ho perso il mio migliore amico. Il sergente disse che fa parte della guerra, ma io farei qualsiasi cosa per avere abbastanza potere per fermare quel tipo di cose succedere di nuovo. Oddio, quindi ora prende il bastone, cambia equipaggiamento, cambia tutto? Joe, Mr. Flame Champion, abbiamo bisogno del potere che tu possiedevi. Quindi, per favore, puoi prestarmi quel potere? Credo che Yugo sia la scelta giusta. Sarebbe figo vedere però la scena della scelta di tutti e tre effettivamente parlando. Non ci ho pensato a questa cosa. Vabbè, io ho il salvataggio da parte, quindi lo posso fare. Magari posso fare un montaggio, vediamo. Seguirai Joe come nuovo Flame Champion, Yugo. Per soddisfare appieno questa richiesta, ti aprirò la porta di dove risiede la runa. Dietro di essa una sfida ti attende. Superando questo test, darai prova della tua abilità di possedere la responsabilità della runa. Va bene. Oddio, sono in party tutti e quattro. Cioè tutti e tre. Che figata. Sì. Salvo. Ovviamente salverò in un altro slot. Se mi ricordo, farò il montaggio di tutte e tre le scelte per far vedere magari che cosa succede. Bene, allora, lascia che ti guidi. Sei pronto? Sì. Colpo di scena questo, incredibile. Bene, allora, per favore, seguimi. Super, super mega colpo di scena questo, comunque. Non me lo immaginavo, non me l'aspettavo una roba simile. Cioè, mi aspettavo che non ci fosse più il Flame Champion, perché era abbastanza palese come cosa. Ma addirittura che io diventassi il successore. La vera runa del fuoco risiede qui. Procedi e apri la porta. Allora non era nella caverna. Forse lì c'è la vera runa dell'acqua, magari in quella rovina. Beh, Geddo sarebbe stato, tra virgolette, uno spreco prendere anche la vera runa del fuoco, perché lui è già la vera runa del tuono, cioè sarebbe stato fin troppo forte a mio avviso poi. Cioè il possessore di addirittura due vere rune... Cioè è meglio dividerle, è meglio separarle. E comunque Yugo ci sta come con runa del fuoco. Ecco, è la manifestazione. Ah, questo è il test. Capisco. Allora, lui runa non ha nulla.
Non ho neanche oggetti per curarmi. Sarà un problema questo. Minchia, danno per tre. Ok, non mi ha tolto tantissimo. Effettivamente dovevo fare riposa, tipo. Non ho fatto... Oh oh. Evitalo. No. Minchia, veleno pure. Effettivamente mi servirebbero delle cure. Vediamo se lo butto giù ora. Aia. Oh 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 oh. Vabbè, qui devo tentare il tutto per tutto. E niente. Perfetto. Ok. Sconfitto. Bastava equipaggiare delle mega medicine, quindi tutto a posto. Tanto i soldi, oddio, i soldi si sono uniti. Sono tutti, sono 999.999 poci. Ah, incenso di dragone. Quindi ora possiedo la vera runa del fuoco. Ce l'ho fatta. Adesso ho provato me stesso. Ho messo la prova a me stesso. Fortuna che avevo comunque delle buone resistenze. Certo. Ho dovuto prendere delle mega medicine da mettere a tutti. Eccola. Bellissima tra l'altro l'immagine della vera runa del fuoco. La vera runa del fuoco adesso è tua. Rottissimo. Il mio lavoro qui è finito. Facciamo ritorno adesso. È tempo per... è tempo per gli esseri viventi di continuare la loro vita.
Lady Chris. Geddo. Spero che io sia la persona giusta per questo. Non ho idea del perché io sono stato scelto come nuovo possessore della vera Luna del Fuoco. Non dovrebbe essere lui... Aspetta. Non dovrebbe essere il possessore della runa se non comprende il significato, se non comprende il suo significato. Oh Gesù. Perché voi siete qui? Questo posto dovrebbe essere sigillato. Lo hai... Hai tolto il sigillo tu stessa? Quando ho sentito la runa precedentemente, era impossibile trovare questo posto. Il Flame Champion doveva essere un uomo estremamente cauto. Ho cercato alle Buck, nel clan dei Saphir, persino ad Al-Makinan. Mi ha causato molti problemi. Ma non vedo il problema adesso. Ho trovato un modo per ottenere la runa. Ehi, ti ho visto prima sul percorso, quello che era. Oh sì, mi ricordo di te. Come può un ragazzo come te essere il possessore di una vera runa? La vita ha dei strani colpi di scena, immagino. Dannazione. Procediamo con tutto ciò, no? Che dite? Sono un uomo molto impegnato. Non ti darò la runa. Questo è un gettone, comunque un compito che ho preso dallo spirito del Flame Champion. Va bene se vuoi resistere. Ti darò la possibilità di fare pratica con un... ti darò la possibilità di metterti alla prova con i miei poteri di persuasione. Bene. Allora, cominciamo, Flame Champion? Minchia. Tra l'altro con gli HP che mi sono rimasti. Sono tutti e sei. Merda. Ecco qua. Quindi lei usa anche la runa del fuoco. No, non ci credo che... Madonna mia, quanto cazzo mi ha tolto. Che cazzo di runa è quella? Era una porta blu? Ah no, è la vera luna del vento forse. Ah ok, meno male che era scriptata la battaglia. Fareste meglio ad ammettere la sconfitta e darmi la runa. No, per favore. Non avvicinarti di più. Mi stai chiedendo l'impossibile. Fermati lì. Oddio! Il Flame Champion! Che cos'era questo? Era lo spirito dell'ultimo Flame Champion? È solo una futile resistenza. Per favore, state fermi lì. Il cancello è stato appena aperto.
Ah, quindi ora sono arrivati tutti. Che sta succedendo? Qualcuno me lo dica. Che sta succedendo? Capo, che è successo? Dove sono? Ah, quindi forse ora posso comporre il party da 6, che dico io? Che sta succedendo? Questo posto è riempito di tracce dell'ultimo flame dell'aura dell'ultimo flame champion. Non è consigliabile combattere qui. Sara? Sì, signore. Quindi saranno, vedi, loro sono i boss finale. Cioè loro sono palesemente i boss finali. Perché? Perché non posso essere io il prescelto? È questo il potere, è questo la forza del potere della runa? Fermati, non scapperai via. Lascerò a te la runa per questo, dice, per il momento, ma tornerò presto. Che tra l'altro sembrava avere lui una sorta di runa tifone, tipo, perché ha curato tutti. E poi ha attaccato e ha fatto danno. Sembrava l'attacco quello unito tra tuono e vento. Ah. Ehi, che sta succedendo? Dove diavolo sono? E ora ovviamente gli spiegheranno tutte cose. Questo è strano. Dove sono? Guarda, è Yugo. Sal, ciao. Speravo sapessi dove ti trovi. Sei stato già qui prima, sei nel villaggio di Kisha. Come può essere? Pensavo sono scappato dalla caverna dove viveva il Flame Champion e sei svenuto, ecco tutto. E ci hai fatto spaventare abbastanza. San ha detto che poteva essere a causa appunto della runa, del fatto che tu abbia utilizzato il vero potere della vera runa. Sembri esausto. Credo di ricordare qualcosa, ma è tutto così confuso. Ehi, sergente, che è successo là fuori? Un paio di cose attualmente. C'è una piccola rappresentativa dei clan qua fuori. Andiamo a vedere. C'è anche il clan dei Caraia. C'è il clan dei Caraia, quello delle lucertole e anche le teste di ferro. Tutte insieme ai mercenari di Armonia. Non posso credere che non stiano combattendo in questo momento. Dove sono tutti quanti? Il capo Lucia e Salom, uno dei cavalieri di Zexen, hanno concordato che il conflitto fosse responsabilità delle truppe di Armonia. Anche se fosse vero, nessuno ci crede, specialmente, soprattutto non le lucertole. Il loro capo è stato ucciso, sai? Non saranno facili da placare. Questo è vero. Sicuramente non appare una situazione facile. Non dimenticherò mai Lulu. Ma ancora. Diciamo che l'unica pecca effettivamente di questo gioco è questo sistema di lotta, a 2 a 2. È sinceramente l'unica cosa che non mi piace tantissimo, perché se tu utilizzi una runa con uno non puoi utilizzarla con l'altro e quindi sei molto vincolato. Comunque, per il momento è tutto e dal nuovo Flame Champion vi aspetto alla prossima.